Eccoci in questo nuovo video del corso di formazione sulle Facebook Ads per attività locali e professionisti. In questo video entriamo direttamente nel vivo dell'azione. Costruiremo insieme una campagna da zero, quindi una campagna, meglio, specifichiamo, andremo a costruire insieme quella che è una campagna rivolta all'acquisizione di contatti di potenziali clienti interessati al tuo prodotto o servizio. Quindi vediamo come fare per questo obiettivo. Allo stesso tempo, la strategia, il percorso che ti farò vedere è declinabile anche per quanto riguarda gli altri obiettivi per i quali potrai attivare le tue campagne Facebook. Quindi, prima cosa da fare è cliccare su Crea e lui ci propone quello che è appunto quello che abbiamo già esaminato insieme, la videata degli obiettivi. Quindi dobbiamo in prima battuta andare a selezionare quello che è l'obiettivo della nostra campagna. Ora, nel nostro caso specifico, essendo noi che vogliamo andare a creare, a mettere in piedi una campagna con l'obiettivo generazione contatti, quindi acquisizione contatti, selezioneremo quindi il relativo obiettivo. Quindi selezioniamo generazione contatti, dopodiché lui ci propone direttamente di attribuire un nome alla campagna. In questo caso lo faremo in un momento successivo, quindi clicchiamo su continua. Cliccando su continua, andiamo a creare quindi quello che è la nostra prima campagna pubblicitaria, il nostro contenitore, la nostra prima campagna che poi andremo a configurare passo passo, all'interno della quale troveremo appunto i gruppi di inserzioni, quindi i gruppi di pubblico ai quali vorremmo far vedere la nostra pubblicità, e per ogni gruppo di pubblico, all'interno di ogni gruppo di pubblico, andremo ad inserire le nostre inserzioni, quindi i nostri testi e le nostre immagini. Ma passo indietro, passiamo direttamente alla campagna. Una volta creato il contenitore, ti apparirà questa videata. Tu non dovrai far altro che andare selezionando, passando sopra con il mouse alla campagna creata e cliccare su Modifica. Cliccando su Modifica, andiamo nel menu all'interno del quale possiamo modificare le informazioni, le impostazioni della campagna. Ora, qui in basso, quello che puoi vedere è qui puoi assegnare il nominativo alla campagna, che poi assegneremo insieme a seguito della configurazione, così ti faccio vedere, come abbiamo visto in un video precedente, come nominare la campagna nel modo corretto. Tipo di acquista, asta, perché diciamo è anche l'unica opzione prevista da Facebook. Obiettivo, generazione contatti, quello che avevamo predisposto. Cliccando su Mostra altre opzioni, hai la possibilità di andare a definire quelli che sono dei limiti di spesa della campagna. In questo caso sono alcune informazioni avanzate che, per quanto riguarda questo corso, non andremo a trattare nello specifico, o ad ogni modo, soprattutto trattandosi di un'attività locale un professionista, per il quale comunque non è magari il tuo lavoro quello di lavorare quotidianamente con questi strumenti, ti consiglio di non andare a gestire questo tipo di menu, e quindi, ovviamente, essendo su facoltativo, possiamo anche non impostarlo, quindi rimarrà impostato di default. Successivamente, testa B, non ti preoccupare perché invece di gestirlo seguendo la procedura guidata di Facebook, lo gestiremo noi manualmente, ti farò vedere come. Mentre quello che dobbiamo andare a fare in questa sezione è semplicemente andare a modificare l'ottimizzazione del budget per campagna, attivandolo. Ciò vuol dire che attivando tu l'ottimizzazione del budget per campagna, vai a definire qui sotto un budget giornaliero, che in questo caso mettiamo i 10 euro oppure quello che preferisci. Vuol dire che in questo modo hai assegnato un budget giornaliero di 10 euro per la tua campagna, e questi 10 euro verranno ad essere divisi per i vari gruppi di pubblico e le varie inserzioni contenute all'interno della tua campagna, in modo, diciamo, equo, o meglio, Facebook andrà a ottimizzare questi tuoi 10 euro che gli dai come budget, permettendoti di ottenere il maggior numero di risultati al minor costo, sfruttando quelle che sono le informazioni che tu gli dai. Quindi andrà a parlare al giusto pubblico con la giusta comunicazione, quindi relativo testo e relativa immagine. E come lo farà? Lo farà in modo dinamico, quindi capirà lui se tu, ad esempio, hai due gruppi di pubblico diversi, uno per interesse, che so, yoga, e uno per interesse CrossFit. Attivando l'ottimizzazione del budget per campagna, Facebook capirà da solo quale dei due gruppi di pubblico è più performante, e quindi destinerà la maggior parte del budget a uno piuttosto che all'altro. Lo farà in autonomia. Stesso discorso per quanto riguarda la strategia di offerta. Il mio consiglio è quello di lasciarla con costo inferiore, cioè praticamente stai dicendo a Facebook di permetterti con questi 10 euro di ottenere il maggior numero di risultati al minor costo.
Altre informazioni, Facebook ci dà la possibilità di programmare le inserzioni, quindi far sì che possiamo decidere se i nostri contenuti vengono mostrati magari solamente in una determinata fascia oraria. Questo tipo di opzione ti sconsiglio di attivarla, soprattutto perché gli utenti della piattaforma Facebook e Instagram sono attivi, diciamo, 24 ore su 24, quindi magari andando a escludere la pubblicazione durante la notte, cosa succede? Magari che ti vai a privare di un potenziale cliente che magari durante la notte, per magari motivi personali o comunque legato al fatto che fa un lavoro che lo porta a essere più attivo alla notte, in questo modo tu sarai presente, quindi uscirai al tuo potenziale cliente. Invece andare a mettere troppi limiti molto spesso non aiuta Facebook nell'ottimizzazione del risultato e allo stesso tempo potrebbe permetterti di non raggiungere i migliori risultati. Quindi questa è la configurazione per quanto riguarda la campagna. A livello di campagna hai configurato quello che è il tuo contenitore, quindi gli hai assegnato un nome, che poi vedremo come nel dettaglio come configurarlo seguendo la regola, che diciamo le linee guida che ti ho dato. Abbiamo assegnato quelli che sono i dettagli della campagna, il tipo di acquisto, quindi asta come unica opzione, l'obiettivo, generazione contatti, nessun limite di spesa. Abbiamo impostato l'ottimizzazione del budget a livello di campagna con un budget giornaliero di 10 euro. Qui puoi anche impostare un budget totale. Il mio consiglio è quello di impostare un budget giornaliero, perché un budget totale può essere che Facebook vada a spenderti di più in alcuni giorni piuttosto che in altri. Mettendo quindi tu un budget giornaliero, tendenzialmente quelli che sono i risultati che arriveranno saranno risultati che meno male seguiranno un flusso standard. Ciò vuol dire che se magari tu vai a impostare appunto 10 euro al giorno, Facebook avrà sempre un certo tipo di budget da spendere e bene o male i risultati che arriveranno saranno simili in tutti i giorni. Se tu vai a mettere budget totale, se magari c'è un giorno in cui Facebook vuole spingere o può spingere un po' di più, lo fa e ti va a spendere magari buona parte del tuo budget totale tutta in quel giorno. È una cosa che, diciamo, non sarebbe troppo positiva. Quindi il mio consiglio è quello di impostarla sul budget giornaliero. Dopodiché, una volta fatto questo, abbiamo fatto, quindi clicchi su avanti e passerai nella seconda videata, dove andrai a definire, appunto, come hai visto, è passato da nuova campagna a nuovo gruppo di inserzioni, in questa videata dove andrai a configurare appunto il pubblico al quale vorrai far vedere le tue inserzioni che poi andremo a costruire in seguito. Anche in questo caso andrai ad assegnare molto semplicemente il nome a questo gruppo di pubblico. Ad esempio, prendiamo subito dopo al nome del gruppo di pubblico, Facebook ci propone, in questo caso per questo obiettivo, di scegliere la pagina Facebook per la quale desideriamo promuovere una determinata offerta o servizio. Ti basterà cliccare sulla freccina qui a fianco e a quel punto ti troverai semplicemente la tua pagina o la lista delle varie pagine che hai configurato all'interno del tuo business manager. Cosa che faccio uno step indietro visto che l'ha caricato. In questo caso, avendo noi fatto una campagna per generazione contatti, Facebook ci chiede che metodo di generazione contatti preferisci. Facebook ci propone moduli interattivi, quindi un modulo che è interno a Facebook all'interno del quale la persona può inserire i suoi dati, chat automatica, quindi una chat, nel momento in cui una persona cliccherà sulla tua inserzione si aprirà la chat o il Facebook Messenger della tua pagina, la persona potrà lasciare i suoi dati. In questo momento qua, storico in cui sto registrando questa lezione, la chat automatica ti sconsiglierei di utilizzarla perché diciamo a causa delle nuove normative sulla privacy ci sono alcune limitazioni che non ne consentono un utilizzo ottimale. E lo stesso discorso per le chiamate, avendo fatto alcuni test come metodo di generazione contatti, chiamate non mi ha mai portato risultati, anche perché vuol dire stai chiedendo alla persona di contattarti direttamente in quel momento e non sarebbe, ed è più, abbiamo visto che è complicato e soprattutto magari porterebbe la persona a chiamarti nel momento meno opportuno. Invece tu, quello che ti consiglio è andare a configurare come metodo di generazione contatti moduli interattivi, così che la persona possa lasciare di sua spontanea volontà i suoi dati, che poi arriveranno, poi vedremo come, in automatico alla tua casella di posta, così che tu possa ricontattarlo, metterti in contatto comunque con la persona e dare qualche informazione in più e convertire quindi quello che è un cliente, che ha mostrato interesse, un potenziale cliente, che ha mostrato interesse verso il tuo prodotto o servizio, in un cliente a tutti gli effetti. Pagina, come dicevo, qui dovrai selezionare la pagina attraverso la quale vorrai promuovere questa offerta. In questo caso
potrai, andremo ad assegnare, vediamo se la troviamo, la mia direttamente, oppure comunque potrai assegnare quella che hai o per la quale comunque vuoi promuovere. Ovviamente, essendo questo qui un account di test, facciamo proprio tutti i passaggi. Prima di poter fare pubblicità che vanno a richiedere i contatti delle persone, dobbiamo accettare quelle che sono le condizioni di Facebook. Ti basterà semplicemente cliccare sopra, accetto le condizioni e ti sbloccherà e potrai procedere. Quindi, continuando, creatività dinamiche fanno parte di una video lezione di un corso più avanzato, in questo momento non ti interessano, stesso discorso per i cataloghi, ma veniamo invece al budget e programmazione. Questa campagna potenzialmente noi l'abbiamo attivata oggi, l'abbiamo creata oggi, quindi avrà come data di inizio oggi, potrai eventualmente modificare quella che è la data di inizio e la data di fine, quindi andando semplicemente su questo menu ti proporrà un calendarietto per il quale potrai impostare la data di inizio di questa campagna con anche l'orario e eventualmente puoi andare a impostare spuntando questa casellina anche la data di fine, quindi la data del momento in cui questa campagna terminerà di diciamo spendere o comunque di investire o comunque giorno per il quale le tue comunicazioni che poi inserirai a livello di inserzioni verranno interrotte. Successivamente trovi in mostra opzioni avanzate, questa qui è un'opzione avanzata, quindi potrai limitare la spesa dei tuoi gruppi di inserzione, quindi potrai inserire un importo minimo, un importo massimo che vorrai spendere per ogni gruppo di inserzioni, però anche questa è un'informazione, un'impostazione avanzata che non ti consiglio di toccare in questa fase iniziale, perché noi abbiamo comunque definito un budget di 10 euro giornalieri e che partiranno in questo caso con la data di inizio del 31/3, ovviamente finché non pubblichiamo queste modifiche non partiranno, saranno attive e quindi Facebook cercherà di ottimizzare il nostro budget. Veniamo alla schermata più interessante, quindi alla sezione più interessante, quindi in questa sezione andrai a definire il tuo pubblico di riferimento, quindi andrai a stabilire a che desideri mostrare le tue inserzioni. Puoi andare a creare dei pubblici personalizzati, quindi eventualmente cliccando su Crea nuovo ti faccio vedere alcuni pubblici che potrai personalizzare, alcuni pubblici personalizzati che potrai creare dei pubblici magari di persone che hanno visitato il tuo sito web. Dopo che tu hai installato, come abbiamo visto, il pixel sul tuo sito web, cliccando su il tuo sito web avrai la possibilità di andare a rintracciare tutte quelle persone che hanno visitato il tuo sito. Oppure che hanno, eventualmente se hai un'applicazione collegata a Facebook Business Manager, potrai andare a rintracciare tutte quelle persone che hanno fatto un'attività attraverso la tua applicazione. Oppure potrai andare a caricare un elenco di clienti, magari hai uno storico di clienti che potrebbero, vorresti ricontattare attraverso Facebook o che ti sarebbe utile comunque ricontattare. E in questo modo, selezionando questa opzione, Facebook ti dà la possibilità di caricare attraverso un file Excel il tuo elenco e quindi andare a parlare direttamente con queste persone per le quali hai nome, cognome, numero di telefono, email. Diciamo che sicuramente le informazioni che Facebook serve per fare questo tipo di rintracciamento sono o un numero di cellulare o una mail, perché sono i parametri con cui le persone si registrano e quindi Facebook riesce a risalire al di là del nome che può essere duplicato. Attività offline, anche questa cosa qui, diciamo, ti va a creare appunto, come vedi, un pubblico di persone che hanno interagito con la tua azienda in negozio, al telefono, tramite altri canali offline. In questo caso è un'opzione che personalmente non ho mai utilizzato perché non è troppo chiaro come Facebook faccia risalire questi dati, quindi è un'opzione comunque avanzata che non ho mai utilizzato, soprattutto, ripeto, per attività locali. Oltre a queste qui che possono essere le tue origini principali da cui vuoi, dalle quali vuoi creare un pubblico personalizzato, hai la possibilità di creare un pubblico personalizzato derivante anche da altre origini. Quindi magari vuoi andare a far vedere un altro contenuto a una persona che ha già visto un video sulla tua pagina. Quindi dovrai fare altro che selezionare video e selezionare il video che ti interessa, per il quale ti interessa capire quali sono le persone che l'hanno visto e far vedere un altro contenuto a loro. Oppure vuoi andare a interagire chi ti ha già compilato un modulo di contatto, oppure chi è arrivato alla pagina dove doveva lasciare i suoi dati ma non l'ha lasciati, oppure chi ha eseguito un'esperienza interattiva, quindi hai la possibilità quando vai a creare un'inserzione di creare inserzioni un pochettino più complesse, che ti danno appunto la possibilità di creare delle esperienze interattive per l'utente e quindi in questo modo puoi andare a ricolpire quelle persone che hanno avuto piacere di vedere una tua esperienza interattiva.
vuoi andare a, per quanto riguarda gli acquisti, interagire, a farti rivedere, a creare un pubblico personalizzato di persone che hanno fatto acquisti sulla tua pagina, ovviamente. In questo caso, non avendo collegato un catalogo, comunque non vedendolo in questa formazione, in questa lezione, questo qui è diciamo, un'alternativa in più che Facebook ci dà a disposizione nel momento in cui andiamo a configurare quello che è il Facebook Shop per quanto riguarda Facebook e l'Instagram Shop per quanto riguarda Instagram. Successivamente noi possiamo andare anche a voler creare un pubblico personalizzato sulla base delle persone che ci seguono sul nostro account Instagram oppure hanno visitato il nostro account Instagram o che hanno interagito con il nostro account Instagram. Questo lo puoi fare selezionando appunto questa origine di traffico. Stesso discorso, se hai creato degli eventi sulla pagina e la possibilità di andare a riparlare con le persone che avevano magari messo partecipa a quell'evento oppure avevano dato un'occhiata all'evento. Stesso discorso per quanto riguarda l'account Instagram, puoi farlo per la pagina Facebook, quindi puoi andare a creare un pubblico personalizzato di persone che seguono la pagina Facebook, di persone che hanno messo mi piace, di persone che hanno interagito con i tuoi contenuti. Oppure hai la possibilità di andare a interagire con, o meglio, a creare un pubblico personalizzato di persone che hanno interagito con gli annunci su Facebook provenienti dal tuo catalogo. Ovviamente in questa diciamo, lezione non andremo a parlare del catalogo, quindi è un'opzione comunque che non vedremo nel dettaglio, però è un'opzione che hai di creare un pubblico personalizzato. Oltre a, quindi, poter creare un pubblico personalizzato, e quindi una volta che l'hai creato te lo ritroverai inserito qui, puoi andare anche a escludere determinati pubblici personalizzati. Magari vuoi andare a parlare con. Sei andato a creare un pubblico personalizzato di persone che hanno interagito con Facebook e un pubblico personalizzato di persone che hanno interagito con Instagram, ma magari vuoi escludere il pubblico che ha interagito sul tuo sito web. In questo caso, qui sopra, nelle inclusioni, andrai a mettere il pubblico di Facebook, il pubblico di Instagram e come esclusione andrai a inserire il pubblico del sito web. Questo per quanto riguarda il pubblico personalizzato. Oltre, nel caso in cui tu non dovessi andare a creare un pubblico personalizzato, puoi anche utilizzare le funzioni di andare ad individuare il tuo pubblico a livello demografico. Quindi hai la possibilità di andare a selezionare le persone che vivono o si trovano in un determinato luogo, cioè, o solamente che vivono, persone che di recente si trovavano in un luogo o le persone che viaggiano verso quel luogo. Tendenzialmente per un'attività locale, soprattutto se non è nelle grosse città, il mio consiglio è quello di mettere le persone che vivono in questo luogo e selezionare appunto l'area geografica di riferimento. Ora, da Italia, spostiamoci come se fossimo un'attività locale che opera ad esempio a Rimini o Emilia-Romagna, vediamo se ci carica. Eccoci che ci ha caricato. A questo punto vogliamo andare a selezionare le persone che vivono in questo luogo e andiamo a selezionare la nostra città di riferimento, magari. Quindi potrebbe essere Rimini, ad esempio. Selezionandolo, lui ci propone ovviamente una lista, selezioniamo quella che ci interessa e ci andrà a identificare sulla mappa questa zona. Quindi di riflesso possiamo cliccare poi su Centra la mappa, così va direttamente nella nostra zona e come vedi. La targetizzazione, o comunque noi in questo modo stiamo cercando, stiamo dicendo a Facebook che vogliamo parlare alle persone che si trovano in quest'area. Dopodiché puoi ovviamente aggiungere anche altri luoghi, puoi aggiungere anche i cap, puoi aggiungere le nazioni, insomma, puoi fare un po' di test per vedere, a seconda di quello che ti è utile, capire come andarlo a configurare. Oltre quindi ai luoghi di interesse di queste persone, potrai andare ad inserire o configurare la fascia di età di riferimento, il genere, se maschio o femmina. E cosa importante, poi veniamo alla targetizzazione dettagliata, il mio consiglio è quella di impostare le lingue. Ovviamente se tu andrai a scrivere dei contenuti che sono contenuti in italiano, il mio consiglio è quello di andare ad inserire come lingua italiana. Allo stesso tempo non è fondamentale perché comunque come sappiamo diverse persone, magari straniere che vivono nel nostro territorio, parlano la lingua italiana, però magari è un accorgimento che potresti configurare. Tornando alla targetizzazione dettagliata, diciamo che la distinzione è questa. Per quanto mi riguarda, o vai a configurare un pubblico personalizzato, quindi partendo da delle origini di traffico che può essere il tuo sito web, la tua pagina Facebook o la tua pagina Instagram. Se queste non sono configurate, come in questo caso, il mio consiglio è quello di andare a configurare i luoghi, l'età, il genere e andare a configurare quelli che sono gli interessi del tuo potenziale pubblico. E quindi, ad esempio, se sei un'attività fisica, qui in questa barra di ricerca puoi andare appunto a
ricercare degli interessi affini al tuo tipo di prodotto o servizio. Facebook ci dà a disposizione tre macro categorie di interessi: i dati demografici, proprio gli interessi delle persone e i comportamenti. Se sfogliando, diciamo, tra questi menu potrai trovare quello che ti interessa. Ad esempio, in questo caso puoi trovare quelli che sono i genitori, rivolgerti a tutti i genitori, o magari vuoi un approfondimento, vuoi genitori con figli di qualsiasi età, genitori con bimbi da 1 o 2 anni, eccetera, eccetera. Come vedi, oltre a questo c'è il discorso della relazione, il lavoro. Per quanto riguarda gli interessi, se sono persone interessate a cibo, bevande, commercio e industrie, poi man mano, andando a, come si suol dire, esplodere quelli che sono i vari menu, puoi andare sempre più nel profondo. Anche per quanto riguarda quelli che sono i comportamenti che le persone hanno. Ad esempio, se sei un e-commerce, abitudini di acquisto, magari vuoi andare a parlare con quelli che sono acquirenti coinvolti, ossia acquirenti che nel giro di 7-14 giorni hanno comunque fatto attività di acquisti online. Il mio consiglio, in quello di fase iniziale, se non vuoi stare a impazzire per cercare quello che ti interessa, tra i vari menu, puoi selezionare una chiave di ricerca. Quindi mettiamo il caso che c'è un centro fit, un'attività fitness che opera in questa zona e vuole andare a parlare con le persone interessate allo yoga, scriverai yoga come termine di ricerca e qui di fianco lui ti dice ti trova le varie chiavi di questa categoria. Noi vogliamo andare a parlare con le persone che hanno qui di fianco, vedi, come interesse yoga. In questo caso lui ci propone anche le persone che hanno come datore di lavoro Core Power Yoga, ma in questo caso a noi ci interessano gli interessi, quindi fai bene attenzione anche a guardare il parametro qui di fianco. Selezionando yoga, in questo caso noi stiamo andando a parlare alle persone che sono nel circondario comunque di Rimini, nel raggio chilometrico, se non vado errato, di 40 km, che possiamo comunque andare a rimpicciolire, perché ovviamente magari è un po' tanto 40 km, può andare bene anche 10 km. Cliccandoci sopra, modificando, cambi il raggio d'azione e contestualmente cambia anche il potenziale pubblico raggiungibile. Quindi andiamo a parlare alle persone che sono su Rimini nel raggio dei 10 km, un'età compresa dai 18 ai 65 anni, anzi 65 più, tutti i generi, quindi maschio e femmina, che sono interessate allo yoga. E Facebook ci propone quelli che possono essere un nostro pubblico potenziale, che in questo caso è misurato in 85.000 persone. Anche in questo caso puoi andare ad aggiungere altri interessi, escluderne oppure restringere il pubblico, perché tu magari vuoi dire che vuoi parlare con persone che sono interessate io allo yoga, ma magari hanno anche un'altra caratteristica. In questo caso, cliccando su restringi pubblico, ti dà semplicemente un'altra opzione per andare appunto a restringere il pubblico in modo tale che quel tipo di persona debba soddisfare il primo interesse e il secondo interesse, se eventualmente ti può servire. Alternativamente puoi andare anche a escludere un determinato pubblico. Quello che ti consiglio è di lasciare attiva questo flag, quindi l'espansione della targetizzazione dettagliata. Cosa succede questo? Con questo consenti a Facebook di raggiungere le persone che non rientrano nella tua targetizzazione dettagliata, però quando i risultati potrebbero migliorare, perché tu magari hai fatto una valutazione che il tuo pubblico è un pubblico interessato allo yoga, ma potrebbe non essere proprio così. E quindi tu, attivando questo, dici a Facebook che il tuo pubblico di riferimento è quello, allo stesso tempo potrebbero esserci un altro tipo di pubblico interessato. E quindi Facebook può andarlo a cercare e a fargli vedere una tua comunicazione. Il discorso della lingua l'abbiamo già fatto, vediamo altre opzioni. Questa qui sono delle opzioni ancora aggiuntive, quindi tieni conto come pubblico personalizzato è un'opzione che puoi configurare, quindi configurando il pubblico delle varie origini. Poi puoi andare a configurare un pubblico basato sui dati demografici, quindi da dove proviene, l'età, il sesso, gli interessi, eccetera. Un'altra opzione che Facebook ti mette a disposizione è la possibilità di andare a parlare con connessioni, modifica con un pubblico che ad esempio a cui al momento piace la tua pagina, oppure persone simili a quelle che al momento piace la tua pagina, oppure vuoi andare a escludere le persone, quelle che al momento hanno messo mi piace la tua pagina. Dopodiché hai anche altre sezioni per quanto riguarda app e eventi in relazione a se hai un'app configurata all'interno del Business Manager, oppure se hai fatto eventi, oppure anche alcune combinazioni avanzate che vanno a unire queste varie soluzioni. In questo caso il nostro interesse è quello di creare un pubblico di una certa fascia d'età in una determinata zona interessato allo yoga, fondamentalmente. E quindi abbiamo identificato quello che è il nostro pubblico. Dove vogliamo andare ad intercettare questo pubblico? Lo andiamo a definire
nella sezione dei posizionamenti. Posizionamenti automatici, come dice Facebook, è una scelta consigliata. In questo modo lascerai a Facebook la libertà di far vedere quanto e quando per lui è ottimale alle persone giuste il tuo contenuto nel momento e nel posto giusto, a seconda dei vari formati che o meglio nei vari luoghi dove Facebook può inserire una tua comunicazione, che può essere sotto forma di stories, che può essere sotto forma di post di Facebook, che può essere sotto forma di post di Instagram. In questo modo, lasciando posizionamenti automatici, lascia Facebook gestire questa parte in modo autonomo, comunque cercare di ottimizzarlo attraverso la sua potenza del suo algoritmo. Alternativamente, se hai la volontà di far uscire i tuoi contenuti in determinati spazi, potrai cliccare su posizionamenti manuali e a questo punto andare a selezionare, appunto, come dice la parola stessa, a mano i posti dove vuoi che verranno pubblicati le tue inserzioni. Quindi puoi decidere se attivare solo Facebook, solo Instagram, Messenger, Audience Network, che in questo caso vedi disabilitati perché questo tipo di obiettivo di campagna non permette di mostrare le tue inserzioni in questi due posizionamenti. Però qui sotto poi hai tutta una serie di informazioni per quanto riguarda le stories, Facebook Stories, Instagram Stories, eccetera, quindi vedi, puoi andare proprio a personalizzare il posizionamento all'interno del quale vuoi inserire quello che è il tuo contenuto. Quello che ti suggerisco, per farla molto semplice, in questo momento, comunque per dare la possibilità a Facebook di lavorare meglio con il budget che ha inserito, di lasciarlo su posizionamenti automatici. Veniamo all'ottimizzazione e pubblicazione. Ovviamente questa campagna, questa sua strategia per generazione contatti, deve essere ottimizzata per farti ottenere cosa? Più contatti, e quindi ce lo dà tra l'altro come unica opzione disponibile. In questo caso hai la possibilità, gestendo in modo manuale i costi della campagna, di inserire dei prezzi o comunque degli importi che sei disposto a spendere per ottenere il risultato, però anche queste sono cose troppo avanzate che ti direi di non andare a gestire. Mostra altre opzioni, ti dà la possibilità di scegliere, anzi in questo momento, con questo obiettivo, quindi generazione contatti, di scegliere la frequenza degli addebiti, quindi ogni quanto Facebook emetterà fatture. In questo caso è un parametro predefinito per quanto riguarda l'obiettivo generazione contatti e per impression, però in altre situazioni te lo ritroverai abilitato. Anche in questo caso, per quanto mi riguarda, se non sei troppo esperto, a meno che tu non voglia fare test, provare cose specifiche, il mio consiglio è di lasciare quello che Facebook ti propone a seconda dell'obiettivo di campagna che hai definito. A questo punto che abbiamo configurato quello che è il gruppo di pubblico e il nome della campagna, facciamo un passettino indietro e andiamo ad assegnare, come seguendo la linea guida che ti avevo dato, il relativo nome alla nostra campagna e al relativo gruppo di inserzioni. Quindi la nostra campagna, tornando a, diciamo, le linee guida che ti avevo dato, andremo a configurarla su questa falsa riga qui. Quindi mi prendo questo appunto e me lo copio, cliccando, selezionando, passando sopra campagna, ti darà la possibilità di o modificarla, duplicarla eventualmente, visualizzarne i risultati. Se tu clicchi sulla pennina, ti darà la possibilità di modificare il nome. In questo caso gli andiamo ad assegnare un nome che ci sarà utile poi per fare le analisi. Questa qui è una campagna su, potenzialmente, stai semplicemente cercando di raggiungere un pubblico che ha interesse come yoga, quindi magari non ti ha neanche mai visto, quindi sei nella fase alta del processo di acquisto dell'utente, quindi fase alta, tofu. L'obiettivo di questa campagna è una generazione contatti, il budget impostato per questa campagna è 10 euro al giorno, l'ottimizzazione di questi 10 euro è ottimizzata per campagna, quindi Facebook andrà a ottimizzare il tuo budget per i relativi gruppi di pubblico che ci saranno all'interno di questa, e quale sarà la strategia dell'offerta è costo inferiore. Quindi stai dicendo a Facebook, come abbiamo visto, come avevamo configurato, di farti ottenere il maggior numero di risultati al minor costo. Quindi, come abbiamo visto, questo qui è un nome azzeccato. Salva bozza, e a questo punto ci troviamo alla nostra bella campagna con un nome che di fatto ci dice già quali sono le caratteristiche della configurazione che troviamo cliccando su modifiche. Quindi, come vedi, è per quello che ti dicevo che a colpo d'occhio riesci a farti un'idea di cosa sta parlando questa campagna. Stesso discorso per il nome del nuovo gruppo di inserzioni. Quindi, anche in questo caso, da nuovo gruppo di inserzioni andiamo invece a rinominarlo dandogli un nome. Quindi, torniamo di qua, che me l'ho segnato qualche appunto.
selezioniamo il secondo e poi lo incolliamo e vediamo se è corretto. Eccoci qua. Allora, questo qui che gruppo di pubblico è? Allora, vediamo un attimino se avevamo già previsto bene oppure c'è qualcosa da modificare. Diamogli un attimo che carica, così andiamo al dettaglio. Allora, questa campagna sicuramente, questo gruppo di inserzioni tendenzialmente, per come lo abbiamo definito, non ha una data di inizio a posteriori di quando l'abbiamo creata, quindi il 31/3. Quindi qui dobbiamo fare una leggera modifica, quindi 31/3. Questa qui in realtà è un gruppo di inserzioni non senza interessi, ma con interessi, nello specifico yoga. Quindi interessi, magari tra parentesi puoi specificare yoga. Cioè questo qui è uno schema che deve aiutarti a te ad avere dei riferimenti. Quindi poi vedi tu come poterlo gestire al meglio. Fasce di età noi abbiamo lasciato dai 18 ai 65 più, maschio o femmina. L'obiettivo non è conversione, ma è appunto l'ottimizzazione, comunque è la generazione contatti. Diamogli un attimo che ogni volta che faccio una modifica va a salvare, quindi generazione contatti. E conseguentemente noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo visualizzato in che posizionamenti gli abbiamo detto di farcelo vedere in tutti i posizionamenti. Quindi vediamo se mi fa spostare. Dicevamo, noi vogliamo mostrare le inserzioni all'interno di questo gruppo di pubblico su tutti i posizionamenti disponibili per Facebook, e l'ottimizzazione, tendenzialmente questa qui è l'ottimizzazione standard, vuol dire che farà vedere alle persone che tendenzialmente lasceranno il loro contatto 7 giorni dal primo click dell'inserzione oppure da un giorno dopo che lo hanno visto il nostro contenuto. Questa qui è un'impostazione standard che comunque è già configurata. E come vedi questo nome qui ci dà un'idea già di come è configurata la campagna, perché ovviamente, ripiloghiamo, noi stiamo andando a parlare su una campagna che inizierà il 31/3 alle 15:25, ovviamente 15:25 è una data passata, però tu quando la pubblicherai partirà subito praticamente. Andiamo a parlare a un pubblico che vive nel luogo Rimini, Emilia Romagna, con un raggio chilometrico di 17 km, che ha dai 18 ai 65 anni, indifferente tra maschio e femmina, interessati allo yoga. Diamo la possibilità a Facebook di allargare quello che è il bacino di utenti nel caso in cui dovesse vedere che altri utenti performano meglio, che parlano italiano, e glielo mostriamo ovunque. Quindi questa qui è la nostra configurazione del gruppo di pubblico. Successivamente all'interno di questo gruppo di pubblico, quindi cliccandoci sopra, noi entriamo all'interno del contenitore del gruppo di pubblico, dove troveremo tutte le inserzioni. A sua volta il gruppo di pubblico era all'interno del contenitore campagna che conterrà diversi gruppi di pubblico. In questo caso lui ci propone quella che è la prima inserzione di default che noi dobbiamo andare a compilare. Cliccando anche in questo caso su modifica, lui ci apre questa videata. Una videata per il quale, come anche per il nome della campagna, il nome del gruppo di pubblico, dovremo andare a definire il nome. Adesso ti disattivo l'anteprima perché è sempre un pochettino più lento quando c'è l'anteprima attivata, poi vediamo cosa serve quel menu. Dammi un attimo che mi carica tutti i relativi, diciamo, le relative sezioni. Eccoci che ci ha caricato. Questa qui è la sezione dove potrai andare a quindi configurare la tua inserzione contenuta all'interno del gruppo di pubblico che abbiamo configurato, contenuta all'interno della campagna che abbiamo configurato. Quindi assegnerai il nome dell'inserzione. Lui ti dice identità, per quale pagina Facebook stai facendo pubblicità, per quale account Instagram. Nel momento in cui noi abbiamo messo posizionamenti automatici, lui la farà vedere sia su Facebook che su Instagram. Quindi in questo caso ci chiede anche l'account Instagram dove faremo, quindi dove vorremmo far vedere la nostra inserzione. Configurazione, nella sezione della configurazione dell'inserzione hai la possibilità di partire creando un'inserzione da zero oppure usare un post esistente che magari hai già pubblicato sulla pagina. Selezionando usa post esistente ti farà vedere, ti si aprirà un pop-up che ti farà vedere tutti i post che sono stati pubblicati sulla pagina, non dovrai far altro che selezionare quello che ti interessa e cliccare su invia. In questo caso noi andiamo a creare un'inserzione da zero, un'inserzione che può essere in formato immagine o video singolo oppure in formato carosello. Diciamo queste qui sono le classiche inserzioni che
vanno a unire più immagini, proprio un carosello di immagini. Quindi a seconda di quello che ti serve puoi fare o una o l'altra. In questo caso vediamo come può essere la configurazione di un'inserzione a livello di immagine singola. Quindi una volta detto come vogliamo che sia la nostra inserzione, passiamo alla creatività dell'inserzione. E quindi contenuto multimediale dobbiamo aggiungere una prima immagine. Quindi aggiungi contenuto multimediale, ci chiede se vogliamo aggiungere un'immagine o un video, noi clicchiamo su immagine e ci aprirà le nostre cartelle, o meglio, il nostro diciamo database di immagini video che abbiamo già importato, e quindi utilizzare quello, oppure possiamo andare a caricare quei contenuti, quelle grafiche che avevamo creato su Canva e che abbiamo esportato. Quindi selezioniamo la nostra grafica che avevamo creato nei video precedenti, lui ci metterà un attimo a elaborarla e a caricarla nel nostro database sul Facebook Business Manager. Una volta che ce l'ha caricata, non dovremo far altro che cliccarvi sopra e selezionarla. Diamogli un attimo che carica. Eccoci che ce l'ha caricata, a questo punto selezioniamo e clicchiamo su avanti. In questo modo assegneremo questa immagine all'interno della nostra inserzione. In questo caso ci farà vedere come verrà fuori nei vari posizionamenti, in formato quadrato, in formato verticale nelle Instagram Stories e in formato orizzontale in alcuni risultati di ricerca. Fine. E la importiamo. Ovviamente per quanto riguarda il feed, eccetera, il formato quadrato è ottimale. Magari questo formato non è ottimale nelle Instagram Stories, dove magari dovremmo aver già configurato su Canva e esportato lo stesso, diciamo, grafica, ma in formato verticale. In questo caso potrai andare, una volta che l'hai sviluppata, a selezionare il relativo posizionamento, una volta che l'hai importato, modifica, e andare ad assegnare quindi a questo posizionamento l'immagine nel formato corretto. Quindi cliccando su cambia potrai andare a, come abbiamo visto in questa sezione, importare l'immagine che verrà utilizzata in questo posizionamento. Torniamo indietro. Successivamente, dopo aver configurato l'immagine, andremo a configurare quello che è il testo principale. Adesso faccio un testo ad esempio. Ciao, testo. Vediamo, ti apro a questo punto anteprima, perché così vediamo in diretta le modifiche che stiamo facendo e le varie sezioni. Attivando l'anteprima, appunto, hai la possibilità di avere sott'occhio quello che stai configurando. Quindi, come vedi, abbiamo inserito la nostra immagine di riferimento. Nella sezione testo principale è il testo che troverai come contenuto dell'inserzione. Come titolo è proprio titolo, te lo scrivo così vediamo dove va a compilarlo, lo va a compilare qui sotto in basso. Eccoci che ci ha compilato il titolo, quindi quello che va a inserire nella sezione titolo verrà compilata in questa sezione qui. Dopodiché potrai andare ad aggiungere la descrizione. Nella descrizione è un altro campo ancora che puoi andare ad inserire, quindi in questo caso potresti mettere clicca su richiedi subito. Ovviamente se tu selezioni clicca su richiedi subito, non mi ha preso il TO finale, diamogli un attimo che mi carica. Come vedi, purtroppo l'anteprima è sempre un pochettino lento, ovviamente perché deve rielaborare. Quindi una volta che hai inserito l'immagine nella tua inserzione, hai inserito il relativo testo dell'inserzione, il titolo e hai segnato anche una breve descrizione, hai la possibilità di andare a definire il link visualizzato. Praticamente ti va a modificare, invece di fb.me puoi andare a inserire il link che rimanda al tuo sito web, anche se poi non è magari un bottone cliccabile, e la call to action, che in questo caso sarebbe clicca su richiedi subito. Quindi le call to action, hai una serie di opzioni che Facebook ti mette a disposizione. Avendo tu già scritto clicca su richiedi subito, ovviamente andremo a selezionare clicca su richiedi subito, quindi il relativo bottone si attiverà con quel tipo di testo. Questo per rimarcare, quando abbiamo fatto la lezione delle immagini e titoli e call to action che devono tutte seguire un fil rouge comunicativo, mi raccomando, quando vai a configurare l'inserzione, di seguire questi passaggi. Quindi questa qui è l'anteprima di come verrà la tua inserzione. Quindi qui troverai la tua pagina, ovviamente, il testo dell'inserzione, l'immagine, il titolo, la descrizione e il bottoncino. Qui a fianco ti dà anche una visione di come
viene visualizzata questa inserzione all'interno dei vari formati. Quindi, per quello che ti dicevo, andando a modificare le immagini per i vari formati, queste saranno ottimizzate. Quindi, come vedi, ovviamente noi abbiamo inserito un'immagine quadrata in un formato Stories, verrà, diciamo, si vedrà comunque, però magari non sarà bellissimo esteticamente, quindi per quello che ti dicevo è importante andare a modificare i posizionamenti cliccando proprio sul relativo posizionamento e modificando quella sezione. Una volta che hai configurato quella che è la tua inserzione, avendo noi configurato quindi quella che è una campagna con obiettivo generazione contatti, siamo arrivati al momento dove dobbiamo andare a configurare il modulo di contatto all'interno del quale la persona, l'utente che è interessato al nostro prodotto o servizio, potrà lasciarci i suoi dati per essere ricontattato. E quindi noi, come ti dicevo, selezioniamo un modulo interattivo e non chat automatica perché in questo momento storico ha delle limitazioni, allo stesso tempo svolge la stessa funzione, anche se con configurazioni leggermente diverse. Selezioniamo un modulo interattivo. E modulo interattivo non ce n'è nessuno, quindi dobbiamo andarlo a creare. Creiamolo insieme, quindi crea modulo, e lui ti apre questo pop-up. È un pop-up proprio di configurazione del tuo modulo, che può essere magari il classico modulo che avevi configurato sul sito per quanto riguarda l'iscrizione alla newsletter. In questo caso la prima cosa che ti suggerisco di fare è di andare nella tab impostazioni e configurare il tuo modulo in lingua italiana, ovviamente, perché noi vogliamo parlare con persone italiane, quindi tutto quello che viene scritto nel modulo deve essere in italiano. Infatti da next è passato avanti. Condivisione, ti consiglio di lasciarlo aperto così le persone, magari anche una persona che non è interessata al tuo prodotto servizio, ma conosce qualcuno che è interessato, può condividere la tua inserzione con un suo conoscente, quindi tu possa avere un'opportunità più per ricevere il suo contatto. Per quanto riguarda nome dei campi e parametri di monitoraggio, sono informazioni avanzate che non ti consiglio di configurare in questa fase. Tornando alla tab contenuti, dovrai andare semplicemente a dare un nome al modulo, ad esempio chiamiamo LB corso Facebook. Tipo di modulo. Il tipo di modulo puoi scegliere se andare a costruire un modulo di tipo volume maggiore, quindi uso un modulo facile da compilare e inviare su un dispositivo mobile. Questo qui ti è utile quando vuoi cercare di ottenere il maggior numero di contatti possibili, quando magari non ti interessa troppo la qualità. Invece, intenzione più elevata, cosa va a fare? Va ad aggiungere un passaggio di controllo che consente alle persone di confermare le proprie informazioni. Ovviamente questo passaggio di controllo fa sì che le persone debbano fare un'operazione in più e quindi questa operazione in più potrebbe portarti ad avere meno contatti, ma magari chi effettivamente lascia il contatto sono persone più calde, come si suol dire, più pronte a ricevere una tua chiamata e quindi a comprare il tuo servizio. In questo caso selezioniamo volume maggiore. Passiamo alla tab presentazione. Il mio consiglio è di utilizzare nel modulo di contatto l'immagine della tua inserzione, quindi come vedi in automatico lui ti ha portato dentro l'immagine che hai utilizzato nell'inserzione, eventualmente puoi anche utilizzare un'immagine che puoi caricare in questa sezione. E successivamente veniamo alla sezione dei saluti. Qui nel titolo andrai a definire, ti faccio vedere come viene titolo, dove viene popolato. Trattandosi di una prova gratuita, come vedi nella foto, potrebbe essere il messaggio che potrebbe essere anzi, non richiedi una, ma richiedi la tua prova gratuita. Vediamo se me lo prende. Richiedi la tua prova gratuita perché è lì che deve andare l'attenzione dell'utente. Lui sta compilando questo contatto per richiedere una prova gratuita e tu glielo ricordi. Dopodiché puoi andare ad inserire una descrizione aggiuntiva in formato paragrafo o lista dove vai ad inserire ulteriori informazioni. Magari ad esempio, non devi scrivere ulteriori informazioni, ma qui proprio scriverai ulteriori informazioni della tua offerta che vadano comunque sempre a ricordare all'utente il perché sta facendo questi passaggi. Nella sezione successiva, quindi quando una persona cliccherà sulla tua inserzione, si troverà davanti a questo modulo che specifica nuovamente la tua offerta, quindi cliccherà su avanti, cliccando su avanti andrà nella videata dove dovrà compilare effettivamente le sue informazioni.
Eventualmente puoi aggiungere delle domande personalizzate. Il mio consiglio è quello di, per una, diciamo, creare un modulo più basico possibile, poi ovviamente va analizzato in base alle specifiche necessità. Qui sotto, in descrizione, puoi andare a far capire di nuovo l'utente perché sta facendo questi passaggi, quindi compila i campi qui di seguito e clicca su avanti. Quindi fai sempre in modo di dare una guida all'utente, gli dici sempre, sei sempre tu a dirgli cosa deve fare. In questo caso sto dicendo di compilare i campi qui di seguito e cliccare poi sul bottone azzurro avanti. Il mio consiglio in questa fase è di eliminare queste due sezioni, email e nome e cognome unito, perché se nome o cognome unito la persona deve inserirlo a mano. Se invece tu vai ad inserire, aggiungere una nuova categoria e quindi come informazioni dell'utente, in questo caso tu invece di nome e cognome vai a mettere nome singolarmente e poi vai a rifare la stessa operazione, aggiungi categoria, informazioni di contatto, informazioni sull'utente, cognome, in questo caso sono parametri che Facebook già ha e quindi l'utente se li ritroverà compilati in automatico, e questa cosa è ottimale perché ovviamente è un passaggio in meno che l'utente deve fare e potenzialmente questo ti aiuta ad avere più richieste. Oltre a nome e cognome magari può interessarti avere il suo indirizzo mail e magari, perché no, il suo numero di telefono. Poi come vedi ci sono tutta una serie di informazioni che puoi andare ad inserire o meglio a chiedere all'utente, però ti dico per esperienza, ti posso dire che, o comunque per ogni attività, queste sono le informazioni di base, quindi il nome, il cognome, l'email e il telefono, così da poter ricontattare questa persona e soprattutto sapere con chi si parla. Quindi una volta configurato quello che è il tuo modulo, passiamo alla sezione della privacy. In questa sezione dovrai andare ad inserire il link alla tua privacy policy, quindi alla privacy policy che eventualmente è configurata sul tuo sito oppure comunque il link che rimanda alla tua privacy policy. Eventualmente puoi aggiungere dei disclaimer personalizzati, ma il link è comunque obbligatorio. Successivamente, passando alla videata del completamento, questa è la pagina che l'utente vede nel momento in cui ha aperto il modulo, ha compilato i suoi dati e cliccato su invia per inviarteli, quindi ti ha mostrato interesse per il tuo prodotto o servizio. Nel momento in cui la persona mostra interesse su un prodotto o servizio ed invia i suoi dati, atterra su questa pagina, che è una pagina appunto di ringraziamento, dove appunto gli ricordiamo grazie, operazione completata, e verrai, ad esempio, verrai contattato il più breve tempo possibile da un membro del nostro team che ti fornerà informazioni a riguardo del prodotto servizio offerto. Eventualmente, visto che c'è comunque la possibilità di avere un ulteriore bottone qui in basso, puoi utilizzarlo per vari scopi. In questo caso puoi visitare il nostro sito web o uscire dal modulo ora. Quindi o la persona in questo caso può uscire dal modulo oppure cliccando qui andrà sul vostro sito web e quindi riuscite ad avere un doppio traffico. Avete sia una persona che vi ha lasciato il contatto sia che vi ha visitato sul sito, quindi è entrata ancora più in relazione con voi. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di, invece di visualizzare il sito web, fargli scaricare, che so, un PDF oppure mettere un link che gli consente direttamente di chiamare l'azienda. Però ovviamente fate attenzione a questo, perché ovviamente se non programmate le inserzioni e la persona lo vede di notte, potrebbe chiamarmi anche di notte, magari vi sveglia, quindi attenzione a questo dettaglio. E qui sotto visualizza sito web, o meglio, pulsante della call to action, di che tipo può essere, se può essere di tipo visualizza sito web, permettergli di scaricare qualcosa oppure chiamare l'azienda. Nel momento in cui selezioniamo visualizza sito web, possiamo rinominare il testo della call to action. Io tendenzialmente, se tu già dici sopra, puoi visitare il nostro sito web cliccando sul bottone qui sotto. Qui potresti non mettere visualizza sito web, ma per aiutare l'utente potresti mettere semplicemente clicca qui, e qui sotto gli metti il tuo link che rimanda al tuo sito web. Eccoci, una volta che hai inserito quello che è il tuo sito web, potrai o salvare la bozza di questo modulo, quindi poi per entrarci in un secondo momento e modificarlo, eventualmente dovessi modificarlo, oppure pubblicarlo, quindi renderlo attivo. Noi clicchiamo su pubblica perché abbiamo completato quello che è il nostro modulo in questo tipo di formato, e a questo punto ti ritroverai il tuo primo modulo qui sotto e ovviamente lo vedrai selezionato, quindi
l'inserzione che hai creato qui sopra, quindi la relativa immagine, il relativo testo, sarà collegato a questo modulo che hai appena creato. Ciò vuol dire che le persone, quando cliccheranno sul richiedi subito della tua inserzione, verranno rimandate al modulo che hai appena creato, per il quale comunque Facebook ti propone anche per esso un'anteprima qui sotto. Quindi l'ultimo passaggio che devi fare è quindi assegnare un nome alla tua inserzione. Quindi prendiamo gli appunti che ci eravamo segnati nell'altra lezione. Copiamo questa parte e lo andiamo a incollare, poi andiamo a modificare, a vedere se c'è qualcosa da sistemare. Allora, vediamo com'è la nostra configurazione. Eccoci, modifichiamo, vediamo subito che c'è un piccolo errore invece del 2203, 3103, perché questa inserzione sarà attiva dal 3103. Che formato è? È un formato immagine 1080x1080 e quindi in formato quadrato. Non rimanda ad una landing page, ma rimanda ad un modulo di contatto interno a Facebook. Vediamo le informazioni successive, se sono allineate oppure dobbiamo modificarle. Le informazioni successive dobbiamo modificarle a seconda di che copy dobbiamo andare a inserire. In questo caso noi, qui era configurato branding, vuol dire che nel testo dell'annuncio dovremo andare a parlare del nostro brand, del nostro, diciamo, appunto del nostro marchio, e quindi ovviamente scriveremo brand, quindi branding, eventualmente se parliamo dei benefici scriveremo benefici e così via, come spiegavo poi nella lezione precedente. E infine quella che è l'offerta proposta in questo contenuto, che nel caso specifico dell'immagine è una prova gratuita, quindi invece di consulenza, prova gratuita. In questo modo abbiamo anche rinominato quella che è l'inserzione, dandoci quindi un riferimento corretto rispetto a come è configurata. Quindi per questo, diciamo, è da 0 a 100 come configurare una campagna. Abbiamo visto come creare una campagna pubblicitaria da zero, come configurare i parametri della campagna, come configurare il gruppo di pubblico e come configurare la relativa inserzione. A questo punto, se diciamo le informazioni sono tutte corrette, non dovrai far altro che cliccare su pubblica e a quel punto inizieranno, diciamo, Facebook prenderà in consegna questa tua configurazione, farà un'analisi per vedere se hai rispettato le sue policy, le immagini sono corrette, possono essere pubblicate, ed infine ti invierà una mail nel momento in cui avrà accettato quella che è appunto la tua campagna, le tue configurazioni. Ovviamente, come fare nel momento in cui Facebook accetta, di base ci stai chiedendo: vengono attivate subito le campagne? La risposta è no. Perché no? Come vedi, in ogni sezione dalla campagna al gruppo di pubblico all'inserzione c'è questo interruttore a fianco che in questo momento è attivo. Quindi vuol dire che se tu vai a pubblicare le campagne e Facebook le accetta, in automatico questa campagna partirà. Ma se tu vai a disabilitare l'interruttore, tu stai comunque andando a pubblicare le campagne, ciò vuol dire che stai chiedendo una verifica a Facebook per permetterti di pubblicarle, ma disattivando questo interruttore stai dicendo che anche se Facebook te l'accetta non partiranno subito, perché magari sarai tu domani o dopodomani a voler attivare a mano e quindi verrai qui e cliccherai sull'interruttore per appunto attivarle. Solo da questo momento in poi le tue campagne verranno mostrate ai tuoi potenziali clienti. Questa, diciamo, operazione di attivazione o disattivazione della campagna la puoi fare a livello macro, quindi della campagna, oppure entrando in ogni gruppo di pubblico della campagna potresti andare a attivarlo o disattivarlo. Quindi in questo caso abbiamo un gruppo di pubblico, quindi potrei andare a decidere di attivarlo o disattivarlo. Ovviamente avendone uno è inutile disattivarlo, però ti faccio un esempio: nel caso in cui tu voglia prendere questo qui, era un gruppo di interessi per le persone che erano interessate a yoga, magari tu vuoi fare duplicare partendo da quel gruppo di pubblico come base di partenza, quindi vai a duplicare il gruppo di pubblico, ti troverai che all'interno della tua campagna troverai due pubblici, uno interessato allo yoga e l'altro vediamo come configurarlo. E ti dice: voglio duplicarla, perfetta, seleziona una tua campagna all'interno della quale vuoi duplicarla. Se la vuoi duplicare direttamente
dentro a questa campagna qui, voglio duplicarla dentro la campagna originale, oppure puoi duplicarla dentro un'altra campagna esistente, oppure duplicarla creando un'altra campagna. Ti chiede anche il numero di copie, in questo caso tu stai duplicando i pubblici, quindi se tu duplichi un numero di copie vuol dire che ti farà un altro pubblico, se tu gli metti due copie ti creerà due gruppi di pubblico che poi dovrai andare a configurare. E successivamente potrai anche scegliere se tenere attivate oppure no le inserzioni e i commenti condivisi che sono già esistenti sulle tue inserzioni. Quindi se tu hai una campagna che è già stata attivata e quindi la tua inserzione, quindi tua immagine e testo, ha già ricevuto dei mi piace, commenti eccetera, se la vai a duplicare e lasci attiva questa funzione, quei mi piace, commenti eccetera verranno riportati all'interno, diciamo, della tua nuova del tuo nuovo gruppo di pubblico duplicato. Alternativamente puoi decidere di disattivare questa funzione. Il mio consiglio è di lasciarla sempre attivata. Quindi duplichiamo una copia di questo gruppo di pubblico e, come vedi, quindi all'interno della nostra prima campagna ci troviamo non più un gruppo di pubblico ma due gruppi di pubblici che, fondamentalmente, avendolo appena duplicato, sono uguali. Ovviamente dobbiamo entrare all'interno di questo gruppo di pubblico e modificarlo. Vediamo come. Eccoci che lui è terminato di caricare e vi trovate nella condizione dove avete il gruppo di pubblico di prima e la copia. Quindi, ad esempio, questa copia qui vogliamo andarla a rinominare, non si chiamerà copia perché per noi non è un riferimento copia. Invece di yoga, in questo caso, magari vogliamo andare a parlare con le persone interessate al CrossFit. Quindi mettiamo interesse CrossFit, salviamo la bozza, ma il CrossFit lo abbiamo assegnato solo a livello di nome, di nomenclatura, quindi a questo punto dobbiamo andarlo a configurare dentro, nei parametri, quindi modifichiamo questo gruppo di pubblico e quindi accediamo alla configurazione di questo gruppo di pubblico e nella sezione degli interessi andremo a fare questa piccola modifica eliminando lo yoga e integrando troppo in basso, eccoci, integrando il CrossFit, quindi modifica, questo yoga lo eliminiamo cliccando sulla X qui a fianco e infine andiamo a cercare il nostro CrossFit. Eccoci qua, e a questo punto selezioniamo CrossFit. Attenzione, non selezionate datori di lavoro in ambito CrossFit ma interessi in ambito CrossFit, e quindi a questo punto avremo due gruppi di pubblico, uno interessato con interessi nello yoga e uno con interessi nel CrossFit. E ovviamente, avendo duplicato un gruppo di pubblico all'interno del quale avevate già configurato un'inserzione con relativa immagine, testi, eccetera, ve la troverete duplicata. Se l'immagine e il testo dell'inserzione è la stessa e voi state andando a cambiare solamente i gruppi di pubblico, in questo caso state andando a testare i pubblici, quindi volete capire se è più interessato, più in linea alla vostra offerta, un pubblico interessato allo yoga piuttosto che un pubblico interessato al CrossFit. Quindi questa campagna vi darà, oltre ad avere, vi darà in mano contatti di potenziali clienti, vi farà anche capire se dovete adattare la vostra comunicazione a un pubblico più interessato allo yoga o più interessato al CrossFit. Diciamo che questo test potete farlo a livello di gruppo di pubblico, come abbiamo fatto in questo caso, oppure all'interno dell'interesse yoga o all'interesse CrossFit potete andare a duplicare le inserzioni in modo tale da creare altre inserzioni utilizzando altre immagini, utilizzando altri testi, utilizzando altri bottoni, utilizzando altri moduli, e quindi per capire quale combinazione funziona meglio. Quindi sicuramente il mio consiglio è quello di testare varie soluzioni, ma di testare una cosa alla volta. Sicuramente in questo caso riuscite a capire, perché la variabile è solamente il gruppo di pubblico, quindi riuscite a capire quale dei due performa meglio. Se voi mettete ad esempio in competizione CrossFit e yoga e magari inserite per ognuno di essi 3 o 4 creatività con immagini, testi, insomma fate un po' un butta su, non riuscite a capire veramente quale dei due performa meglio. Quindi cercate di rimanere più semplici possibili e quindi poi di conseguenza fare le vostre analisi. Logicamente questa cosa qui ve la dico soprattutto se siete alle prime armi, quindi cercate di testare una cosa alla volta, quindi che sia un obiettivo della campagna, che sia un gruppo di pubblico, che sia un'inserzione, quindi un'immagine o un testo, cerca di testare una cosa alla volta e non più dettagli alla volta, perché alternativamente non riesci effettivamente a capire quale delle varie soluzioni performa meglio. Quindi una volta che hai duplicato,
ti si riproporrà la schermata di pubblicare quelli che sono gli aggiornamenti. Cliccando su pubblica, a quel punto ti troverai la campagna pubblicata che dovrà essere, ripeto, accettata da Facebook. Una volta che ti manderà la mail che hanno accettato le campagne, potrai decidere di attivarle attraverso l'interruttore nel caso l'avessi disattivato prima, oppure semplicemente lasciandolo attivo, ma appena Facebook ti fa la verifica, saranno attive le tue campagne. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video.